I sondaggi elettorali continuano a far tremare il governatore De Luca. L'ultima rilevazione di SVG per la 7 rischia di diventare una sorta di cattivo presagio per le elezioni regionali in Campania. La Lega infatti si attesterebbe al 32,9%, mentre il PD sarebbe fermo al 18%, arriverebbe al 29,2% solo grazie al supporto degli alleati. Una dura realtà l'ha definita così l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che ha invitato il PD ad uscire fuori dal recinto elettorale di centro-sinistra e a parlare soprattutto all'area del non voto. Ma il governatore della Campania De Luca va avanti a carro armato. Ieri è andato nell'abbazia di Contigliano ad incontrare direttamente il segretario nazionale del PD Zingaretti. Ho già pronte 9 liste civiche, ha detto chiaramente De Luca, che ha sottolineato anche le difficoltà di rapporto in Campania con i 5 Stelle. Del resto la stessa Ciarambino ha ribadito, attaccando il PD, un partito che non riesce a liberarsi di De Luca, quindi a questo punto il dialogo diventa praticamente impossibile. Sulla scena c'è anche Stefano Caldoro, il candidato in pectore del centrodestra, che inizia una sorta di campagna elettorale utilizzando gli stessi slogan che aveva usato De Luca 5 anni fa, ricordando che la campagna in alcuni settori è ultima. Speriamo che adesso dagli slogan si possa passare invece alle cose da fare. Ce lo auguriamo davvero tutti.